Migranti a Pesaro, nuove strategie per il loro inserimento lavorativo. Dopo un anno e mezzo d'attesa, si demolisce la scuola Dante Alighieri. Commissione Ecomafia in visita a Riceci e alle discariche pesaresi. A Fano emergono nuovi reperti romani negli scavi di Piazza Costa. Prevenzione ai tumori a Pesaro, tre giornate di visite gratuite. Buona serata, ben ritrovati su Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è mercoledì 20 marzo e apriamo questa edizione occupandoci di nuove strategie per l'integrazione e l'inserimento nel mondo lavorativo dei migranti e dei richiedenti asilo accolti nella nostra provincia. Un obiettivo per il quale in prefettura è stato siglato proprio oggi un innovativo protocollo d'intesa. Partiamo così. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la formazione nel settore edile tra Prefettura, l'ente CPT, Scuola Edile di Pesaro Urbino e gestori del CAS, rivolto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e ad altri stranieri in condizioni di vulnerabilità, che si rivolgerà a 18 allievi ospitati nei CAS e che sarà interamente a carico della Cassa Edile. Grazie al Comitato Paritetico Territoriale, quindi alla Scuola Edile, siamo riusciti. Siamo riusciti oggi a firmare questo protocollo molto interessante, perché prevede l'inserimento nella scuola edile di 18 allievi, 18 migranti maggiorenni. Che saranno formati sia in teoria che sulla pratica. Quindi ci sarà il, la formazione sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro e poi ci sarà il periodo in cui si inseriranno nelle aziende e quindi impareranno effettivamente il mestiere. Questo sarà utilissimo in futuro per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Il protocollo prevede quello che inizialmente è una formazione di base per i migranti, e quindi la scuola ha previsto di avviare un progetto pilota sulla base di un protocollo nazionale sottoscritto dal nostro internazionale che è il Formedil col Ministero e questi protocolli dovrebbero prevedere portare almeno alla, a una formazione di base di persone che entrano nel settore per poi essere inseriti all'interno delle aziende della nostra provincia. Quindi sulla base di quello che è il protocollo nazionale sottoscritto dall'internazionale col Ministero ci sono questi protocolli a livello territoriale che prevedono esattamente la formazione. Nel nostro caso abbiamo deciso di, o meglio il Consiglio di dell amministrazione della Scuola DIL ha deciso di mettere a disposizione una somma per poter avviare un progetto pilota che quindi è un corso di 400 ore in ambito edile, quindi dovrebbe essere un corso di operaio edile polivalente e al termine delle 400 ore i ragazzi andranno a fare degli stagi in aziende. Che gravitano intorno agli enti bilaterali, quindi alla scuola edile, alla cassedile, per poi provare a inserirli con contratti di lavoro stabile, di apprendistato o eventuali altre tipologie contrattuali. Ci consente di far muovere le istituzioni attorno alle politiche migratorie? Noi abbiamo sottolineato due questioni. La prima, quella è del fatto che ci siano contratti, a fine formazione ovviamente, ci siano contratti veri di apprendistato e non tirocini. L'edilizia è molto. Molto pericolosa, e bisogna imparare bene le cose, ma poi bisogna avere norme contrattuali che garantiscono le persone. Sullo sfondo, poi, la necessità che le imprese diano una mano a trovare le condizioni poi per trovare gli alloggi a queste persone, perché il meccanismo dello Stato è questo: quando si è autonomi per oltre 6.000 euro, quindi. 4-5 stipendi, si deve lasciare l'accoglienza statale e non si può rimanere per strada, quindi bisogna che questo problema sia risolto insieme, dalla nostra parte ogni collaborazione. Ieri c'è stato un momento molto importante, una presentazione alla Camera dei Deputati, una conferenza stampa sul Festival della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro che si terrà qui a Pesaro dal 12 al 14 giugno e in quella sede sarà, saranno affrontate tutte le problematiche della sicurezza sui Luoghi di Lavoro anche con riferimento all'intelligenza artificiale, ai rischi che l'intelligenza artificiale sempre più mette in evidenza, ma anche alle soluzioni che possono essere diciamo trovate. Quindi eh, c'è stato il presidente dell'INAIL, il presidente dell'Ispettorato eh, del lavoro, quindi insomma, eh, ad alto livello è stata affrontata tutta la tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed ora ci occupiamo di edilizia scolastica pesaro. Dopo un anno e mezzo di rinvii e intoppi di vario genere, sta partendo in questi giorni il cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola Dante Alighieri a Soria. Dopo tanti rinvii si parte. Si è insediato il cantiere che dovrà provvedere alla demolizione e ricostruzione della scuola media Dante Alighieri in via Gattoni. Un intervento annunciato già da fine 2022, periodo in cui gli studenti della Scuola di Soria furono trasferiti a Pesaro Studi in Viale Trieste per un maxi cantiere che di fatto parte un anno e mezzo dopo in seguito ad una serie di intoppi legati soprattutto alle ditte appaltatrici. Da fine marzo dunque via a lavori che dureranno circa due anni. Durante la settimana in corso la società fanese GM Costruzione ha provveduto agli sfalci di vegetazione e al trasporto in loco di ponteggi e materiali utili all'intervento, da oggi sono state apportate modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area del cantiere. Quello sulla Dante Alighieri sarà un intervento da 6 milioni e mezzo di euro per due terzi dei quali finanziati dalla Regione Marche. Il cantiere svilupperà una nuova scuola all'avanguardia per efficientamento energetico che si svilupperà su due piani. Previste 21 aule per lezioni, due biblioteche, due sale di musica, due sale professori, un'aula dedicata al sostegno, spogliatoi per la palestra e un locale infermeria. Tornano le segnalazioni di truffe agli anziani. La polizia ha infatti arrestato un 25enne di origine campana che è già noto per simili raggiri. Il pregiudicato è stato trovato infatti in possesso di 2.000 euro in contanti e diversi monili d'oro sottratti ad un'anziana di Monte Calvo in Foglia. Donna che era stata ingannata da preventive telefonate di sedicenti funzionari delle poste e dei carabinieri che prospettavano una grave situazione debitoria di una nipote con le stesse poste italiane. Tramite un abile raggiro il 25enne Campano è riuscito però a sottrarre all'anziana una cifra additata come equivalente a riparare al debito. Il truffatore è stato però rientracciato, arrestato per estorsione e attualmente recluso nel carcere di Villa Fastigi. Incendio questo pomeriggio a Pesaro in strada Borgheria, dove per causa in via d'accertamento è stato distrutto dalle fiamme un deposito agricolo di circa 90 metri quadrati. I vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 15, con due autobotti sedando un rogo in cui non si sono registrati feriti. Sul posto anche i tecnici di ARPAM per monitorare eventuali rischi per l'ambiente circostante. Dopo le audizioni in Parlamento degli amministratori interessati nel caso della discarica di Riceci, la commissione Ecomafie ha fatto visita allo stesso sito petrianese di Riceci per continuare a far luce su questa controversa vicenda. Nell'occasione, la stessa Marche Multiservizi ha ospitato la commissione nelle sue discariche di Ca Asprete e Caluccio per mostrare il funzionamento degli impianti. Vediamo il servizio. Dopo le audizioni a Roma, la Commissione parlamentare di inchiesta e comafie è venuta a constatare con mano il sito petrianese di Riceci in merito al controverso progetto di realizzazione della discarica. Il presidente della Commissione Jacopo Morrone è arrivato sul posto accompagnato dai deputati Emilio Borrelli, Marco Simiani, Rachele Silvestri e Dario Iaia. Il tutto attorniati da decine di persone da mesi schierate a difesa del luogo, dai comitati al sindaco di Petriano Fabrizioli. La Commissione ha motivato la visita come ulteriore elemento per far emergere chiarezza a fronte delle versioni contrastanti degli amministratori ascoltati, tant'è che sono state annunciate anche nuove audizioni. Marche Multiservizi coinvolta nella partita ieri ha aperto alla Commissione anche le porte delle sue discariche di Casprete e Calucio. Nel sito tavugliese sono stati mostrati luoghi di smaltimento dei rifiuti non pericolosi conferiti in discarica, nonché l'innovativo impianto di osmosi inversa per il trattamento del percolato che evita la circolazione di camion e dunque la produzione di 192 tonnellate di CO2 l'anno. Ai parlamentari è stata illustrata anche l'attività di biomonitoraggio del progetto Ape Informa che fornisce un contributo sull'analisi del contesto ambientale dell'impianto. In discarica è stato collocato un apiario composto da 5 arnie che producono miele di qualità certificata. Anche a Calucio di Urbino sopralluogo l'impianto ad osmosi inverso per il trattamento del percolato e biogas per la produzione di energia elettrica, oltre al biomonitoraggio delle api. Continuiamo a parlare di Marche Multiservizi. L'azienda infatti ha presentato il primo report sull'utilizzo delle ecoisole informatizzate nel centro storico di Pesaro alla Commissione delle Società Partecipate del Comune di Pesaro. In 50 giorni la modalità di conferimento ha registrato 85.000 accessi, ovvero circa 1.700 al giorno. Nella relazione del dirigente di Marche Multiservizi, Franco Macor, si sottolinea che resta un problema legato agli di rifiuti circa 20 al giorno, che comunque riguarda appena lo 0,5% delle utenze coinvolte. Utenze che continuano ad esporre i sacchetti all'esterno come se fosse ancora in vigore il porta a porta. Domani e venerdì all'Hotel Charlie di Pesaro la città ospiterà l'Assemblea Nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane, di cui lo stesso sindaco Matteo Ricci è presidente. Due mattine e due pomeriggi in cui amministratori locali da tutta Italia si confronteranno sul cosiddetto patto dei sindaci per gli Stati Uniti d'Europa tematiche in vista delle elezioni europee che Ricci svilupperà fra gli interventi e gli speech di politici quali Emma Bonino, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e i ministri Adolfo Urso e Roberta Locatelli. Aspettando quindi l'assemblea Ali appunto a Pesaro, un altro evento nazionale è stato ospitato ieri a Pesaro con la Giornata dell'Artigianato organizzata al Teatro Rossini da Confartigianato, teatro che è stato il fulcro del dibattito sulle sfide dell'intelligenza artificiale nell'attuale contesto lavorativo, vediamo. Nella giornata del 19 marzo, in occasione di San Giuseppe Artigiano, si tiene il convegno sulla cultura artigiana promossa da Confartigianato, un evento che diventa ormai sempre più tradizione con un altro appuntamento che fa tappa nella capitale italiana della cultura che nel 2024 è ovviamente pesaro, l'evento che si svolge all'interno del teatro Rossini, sold out da diverse settimane prima dell'appuntamento per discutere di intelligenza artigiana. Dunque questo mix tra l'artigianato e la sua tradizione e l'innovazione dell'intelligenza artificiale. Il messaggio nostro da mandare è proprio quello della eh, della professionalità, della capacità degli artigiani e noi l'abbiamo definita appunto intelligenza artigiana e giornata nazionale. Appunto, dell'intelligenza artigiana. Quindi, è un po' questo il messaggio che vogliamo mandare: c'è cioè grande professionalità nelle nostre botteghe e vogliamo appunto far sì che questa sia trasmessa anche alle nuove generazioni. Quello che è importante è avere la conoscenza, avere le competenze. Dopo, l'intelligenza artificiale potrebbe essere solo un supporto. Un qualcosa in più per aiutare chi poi vuole apprestarsi a fare qualcosa. Quindi, da questo punto di vista, noi dobbiamo dire ai giovani: preparatevi ci sono persone che possono aiutarvi ad acquisire competenze, e poi ci sono le tecnologie dove voi sareste molto bravi e potreste essere molto bravi a utilizzarle. Le rassicurazioni sono false quanto le paure. L'intelligenza artificiale è una nuova tecnologia, e quindi, come insegnava Socrate, è un farmaco. Farmaco è una parola greca che vuol dire veleno. E il farmaco, intanto che guarisce, ammala, intanto che salva, uccide. E così vale per l'intelligenza artificiale. Quindi non si tratta né di essere né pro né contro, si tratta di capire di cosa stiamo parlando, di conoscerla, di creare gli anticorpi e di usarla bene. Sono 125.000 le imprese artigiane che utilizzano oggi l'intelligenza artificiale su un totale di 134.000 imprese. Quindi è un risultato che dimostra come oggi l'artigiano sia adattabile e si connetta sempre velocemente alle trasformazioni che sono in atto. Diciamo però una cosa, rispetto all'intelligenza artificiale, quella che ha il dominio assoluto è l'intelligenza artigiana. La cultura artigiana, ahimè, va eh, perdendosi e invece la dobbiamo preservare. Quanti giovani oggi guardano semplicemente all'obiettivo di, ok voglio diventare un attore, voglio diventare un ingegnere, voglio diventare un influencer, ma quanti stanno ad esempio scegliendo di fare gli artigiani e quanti non sanno che opportunità dà l'artigianato, perché il buon artigiano oggi con la tecnologia vende in tutto il mondo. 30 anni fa vendeva nel paesino e arrivavano due turisti del cavolo e compravano quello che compravano. Invece oggi è una grande opportunità, quindi io sono felicissimo di essere qua, sono felice di poter dare il mio contributo, e sono felice di poter dire agli artigiani che sono ormai collaudati, coinvolgete i giovani e sempre gli artigiani collaudati guardatevi intorno perché ci sono delle chance incredibili oggi, intelligenza artificiale compresa. Pesaro ci spostiamo a Fano e andiamo a parlare di nuove scoperte archeologiche nel centro storico. Ad un mese dallo straordinario ritrovamento di due scheletri abbracciati emergono altri reperti dal cantiere di rifacimento della pavimentazione di piazza Andrea Costa. Questa mattina gli scavi hanno fatto emergere diversi ambienti appartenenti ad un edificio di età romana che presentano ancora cospicue porzioni di pavimentazione antica tra cui una parte costituita a mosaico Lunga almeno 8 metri. Durante le operazioni di scavo è stata anche individuata una sepoltura di probabile epoca medievale. Un altro ritrovamento di tutt'altro genere è invece emerso ieri dal sottosuolo di Monteporzio dove è stato ritrovato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Si tratta di una bomba d'aereo inesplosa di 200 kg. Il ritrovamento è avvenuto in un terreno agricolo, la cui area è stata ora interdetta, in attesa delle disposizioni prefettizie per la rimozione e il brillamento dell'ordigno. Cambiamo di nuovo argomento. A partire da oggi ci si può iscrivere alle tre giornate di visite oncologiche gratuite di prevenzione a tumori alla tiroide organizzate da ANT grazie al sostegno di Banca di Pesaro. Visite che saranno il 3, il 4 e il 5 aprile in un ambulatorio mobile allestito alla Palla di Pomodoro. Tre giornate dedicate a 72 visite gratuite per la prevenzione oncologica delle neoplasie tiroidee. Sono quelle che porterà l'ambulatorio mobile di Fondazione Ant in piazzale della Libertà a Pesaro il 3, 4 e 5 aprile, grazie al prezioso sostegno della Banca di Pesaro. Ci si può iscrivere già da oggi, 20 marzo, a visite che consentiranno ecografie per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei sospetti. Siamo veramente orgogliosi di poter donare alla cittadinanza di Pesaro queste tre giornate di prevenzione grazie alla BCC eh, del Credito Cooperativo qui della città. È importantissimo mettersi insieme per riuscire a promuovere la cultura della prevenzione, cultura della prevenzione eh, che è stata decisamente disattesa negli anni del Covid, dove eh, è stata trascurata, ma la prevenzione diventa fondamentale per la salute dei cittadini ed è in questo senso che noi partecipiamo alla Pesaro 2024 città della cultura. Cultura della prevenzione significa salute per la cittadinanza. Il 3, 4, 5 di aprile saremo nella piazza della libertà per donare, attraverso ricordo, la BCC di Pesaro, 72 visite gratuite per i tumori della tiroide. In 20 anni l'azione di Ante ha raggiunto 264.000 pazienti, di cui 18.000 nell'anno appena trascorso. Un'azione che alla storica assistenza domiciliare ai malati di tumore ha affiancato attività di prevenzione e sensibilizzazione con la BCC da tanti anni a sostegno sul territorio. Prevenzione è soprattutto cultura, perché poi sappiamo benissimo che molte volte eh, determinate situazioni si riescono ad anticipare e a prevenire situazioni che poi. Mh, se non presi in tempo potrebbero portare purtroppo a, a situazioni più serie. Quindi è una cultura che va sviluppata, quindi quando si parla di cultura è obbligo di tutti e eh, delle aziende soprattutto non solo andare al di là della parte economica del mero profitto ma cercare di vedere un qualcosa di più che desta di, di sostegno alle famiglie e soprattutto a, molte volte anche ai familiari che con l'età... Purtroppo che avanza, questa è una cosa naturale, hanno sempre più bisogno di avere sostegni non solo pubblici, ma soprattutto anche dal privato. Ribadire l'importanza di questa collaborazione: una collaborazione al di là della parte economica, del contributo che la banca può. Deve, deve sostenere, ma soprattutto questa vicinanza e questa attività di avvicinare la cultura al sociale e alle iniziative sociali sono di fondamentale importanza, soprattutto nella mission, che non è mai, mai dimenticare che ha un credito cooperativo, ma come ce l'hanno soprattutto le, le cooperative in genere, che sono un, un sostegno alle iniziative sociali dei, dei territori, indipendentemente in cui poi dove operano. Domani 21 marzo, oltre ad essere il primo giorno di primavera, ricorre anche la giornata mondiale della poesia, giornata che da anni le scuole superiori di Pesaro, coordinate dal comune, celebrano con l'iniziativa dal titolo Il pane e le rose, che anche domani mattina vedrà tantissimi studenti organizzare performance di letture poetiche fra Piazza del Popolo, il cortile di Palazzo Gradari e il loggiato della Prefettura. Il PAC Performing Art Center in via Ciro Menotti a Pesaro ospita il terzo ed ultimo appuntamento dei Mestieri del Teatro, ciclo di incontri sulle professionalità del mondo dello spettacolo. Sabato 23 marzo alle ore 16 l'appuntamento sarà dedicato a regia teatrale e direzione artistica televisiva con il regista Giampiero Solari che parlerà dell'ideazione e realizzazione di uno spettacolo dal teatro alla tv. A dialogare con Solari sarà la giornalista Silvia Veroli. E venerdì 22 marzo il Cinemastra di Pesaro ospiterà il TEDx Pantano, una novità assoluta presentata questa mattina e che vi illustriamo in questo nostro ultimo servizio. TED è una iniziativa che nasce 40 anni fa in America per dare divulgazione alle idee che possono cambiare il mondo. Come arriva a Pesaro? Arriva perché da qualche anno c'è la possibilità di realizzare nei vari stati del mondo delle iniziative indipendenti. Noi abbiamo avuto questa possibilità eh, attraverso una richiesta che viene fatta, una richiesta formale che viene fatta di concessione di licenza, e questo naturalmente ci inorgoglisce. Siamo arrivati al dunque. È parecchio tempo che ci stiamo lavorando, è praticamente quasi un anno che abbiamo la licenza in mano, eh, ma sono eh, 4-5 mesi che stiamo lavorando a questa data e, e questa data eh, a questo punto è arrivata. È una cosa che ci ha colpito molto la forza del brand, eravamo già sicuri del fatto che eh, l'idea di realizzare questa serata eh, che è appunto targata TED eh, fosse vincente, ma non pensavamo che si riuscisse ad arrivare al sold out prima ancora di aver annunciato i relatori. Relatori che noi abbiamo selezionato, che abbiamo scelto con molta cura e molta attenzione per creare una scaletta varia e articolata e che si eh, proporranno, proporranno i loro argomenti eh, nella serata del eh, 22 al Cinema Astra con inizio alle 20. Naturalmente tutto questo lo diciamo eh, a chi purtroppo non potrà venire e a chi invece si è mh, conquistato eh, il biglietto andando sulla fiducia appunto a, a comprarlo dal, dal sito. E, perché tutto questo entusiasmo? Perché sì, perché questo è l'anno giusto, perché portare un TED a Pesaro era un obiettivo che avevamo da tantissimo tempo, ci siamo ritrovati io, Cristian, tutti i ragazzi dello staff e eh, Antonino Di Gregorio a far confluire in una situazione reale eh, un'idea che covava in noi in alcuni casi anche da più di dieci anni, 10, 12, 15 anni. Il ruolo del presentatore di TED è veramente importante proprio perché deve condurre eh, le persone in, in un viaggio, perché il TED è un viaggio di questi speech che vengono raccontati eh, dagli speaker che hanno eh, il ruolo di Dare delle declinazioni diverse di quello che è il tema di un TED, per dire: noi quest'anno proponiamo il tema dei limiti, e i limiti si possono declinare in tantissime forme, e quindi ogni speaker avrà diciamo, questo ruolo di declinarlo nella propria, nella propria maniera, e raccontando, diciamo, dando eh, la possibilità a tutti quanti di raccontare la propria esperienza e anche le persone di medesimarsi nelle loro, nelle loro vite. TEDx Pantano nasce grazie alla volontà di alcune persone che eh, hanno fondato appunto un'associazione culturale apposita, eh, si chiama Spazio Rosso, e dove all'interno, eh, grazie appunto alla volontà di, di volontari che fanno questo, questa cosa senza alcun contributo, solo eh, per la passione della cultura, eh, hanno appunto creato e, e, e mh, gestito tutto quello che è un, un evento unico che si può svolgere solo in un'unica serata e solo dal vivo, perché questa cosa non si può poi vedere eh, in, in altri modi, non ci sono repliche, non c'è streaming, non c'è altro se non appunto la... L'evento in sé che avviene, eh, in, in, in questo caso nel nostro caso nel cinema astra il 22 marzo, quindi venerdì. Poi successivamente verranno caricati questi, questi talk, questi speech sulla parte dello speech vengono caricati sul canale ufficiale del TED. Eh, associ dicevo associazione culturale che eh, nasce sia eh, per creare questo TED, ma non solo, cioè, è il punto di partenza il TED, il TEDx. Eh, ma eh, contiamo, di, di, abbiamo diciamo, da statuto questa, questa ambizione di fare tanti altri eventi divulgativi culturali anche a scopo, che, eh, anche ingresso gratuito ovviamente, eh, per la semplice volontà di eh, diffondere quante più cultura è possibile. Carissimi amici, siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma restate con noi perché oggi è mercoledì e quindi questa sera, subito dopo questa edizione del telegiornale, un nuovo eh, contenitore dedicato a tutte le informazioni e gli eventi dedicati a Pesaro Capitale della Cultura. Quindi seguiteci eh, tra pochissimo. E poi stasera alle 21.20 andremo alla conoscenza e a scoprire Tenerife tra natura e patrimonio UNESCO nella nostra TV dei viaggi. Domani la rassegna stampa vi aspetta con Paolo Pagnini alle 7.20, saremo in diretta sul canale 80 e anche sui nostri social. E poi domani un nuovo appuntamento con Insieme a Canestro, questo seguitissimo programma targato Rossini TV. Domani in diretta alle 21.20 avremo Quincy Ford che è l'ala della Carpegna Prosciutto e ci sarà anche Mauro Procaccini che è un ex giocatore della VL. Commentate, scrivete al nostro numero di Whatsapp oppure la diretta Facebook per ricevere i biglietti per la prossima partita. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati in nostra compagnia, continuate a seguire Rossini TV, vi auguro una buona serata.